Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Sono stato invitato da LOL Powers a provare dei loro prodotti. In particolare mi hanno mandato questa piccola Power Station da 300 W, l'S300, abbinabile a questo pannello solare SP027 per la ricarica totalmente autonoma e rinnovabile. E mi sono incuriosito, ho voluto accettare questa proposta e ho qui i prodotti. La prima domanda che mi sono fatto prima di accettare questa collaborazione è che utilizzo ne avrei fatto nel mio laboratorio. Essendo una 300 watt, sicuramente non la posso andare a utilizzare per elettroutensili molto grandi, come ad esempio un banco Sega, ma sicuramente messo sul mio banco mi potrà permettere di utilizzare quei piccoli elettroutensili che spesso noi hobbisti utilizziamo, come il traforo, il Dremel, un piccolo rifilatore. Già provati, e posso dire che posso andare a utilizzare questa Power Station anziché la corrente di casa. Saranno pochi euro, ma comunque la comodità anche di averla a portata di mano. Penso che possa essere molto utile per andare a caricare le batterie degli abitatori o gli altri elettroutensili, soprattutto in quegli spazi in cui non è presente la corrente, quindi questa tipologia di power station abbinabile al pannello solare ci viene molto in soccorso. La vedo molto utile per quelle persone che magari fanno campeggio, che si spostano con i camper o che vanno fuori all'aria aperta e vogliono caricare il proprio cellulare, vogliono utilizzare questa risorsa di corrente elettrica in maniera totalmente autonoma e gratuita. Questo kit, secondo me, è più che sufficiente per realizzare questi progetti. È possibile fare l'acquisto tramite il link in descrizione ed è possibile usufruire anche del codice sconto. Andiamo a vedere ora da vicino le caratteristiche tecniche e come sono fatte la Power Station e il pannello solare. Non prima però di ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Andiamo a vedere da vicino come si presenta questa Power Station. Alle spalle della confezione troviamo i dati tecnici più importanti, come ad esempio la massima potenza erogabile a 230, quindi 300 watt, equivalenti a 288 wattore. L'uscita poi porta per porta in continuo, tra cui le USB a 12 volt dell'accendisigari e le USB-C, fino a un massimo di 100 watt in continuo a 12 volt. Aprendo la confezione troviamo subito questa custodia, dove sono presenti l'alimentatore da 1,5 A con la sua spina, in questo caso ovviamente italiana, il libretto di istruzioni in varie lingue, ma non c'è l'italiano. Cosa importante, trovate il codice QR per poter scaricare l'applicazione da collegare alla Power Station. Varie protezioni e arriviamo alla Power Station. Peso circa 3,5 kg con un pratico maniglione per poterla trasportare, abbastanza pratica. Subito salta all'occhio la parte superiore dove è possibile andare a caricare in maniera wireless il cellulare ed si presenta così, in questo modo. Sulla parte posteriore non abbiamo nulla, sul laterale abbiamo le uscite, gli ingressi per la carica, l'alimentazione di casa o pannello solare, l'uscita per la presa stile carica accendisigari per la macchina. Sul frontale abbiamo queste due prese asciugo a 230 per un massimo sempre di 300 watt, due lampadine molto molto potenti, display di funzione dove ci sono i dati più importanti da andare a leggere, li vedremo poi dopo, e vari tasti per l'attivazione delle porte in uscita delle due asciugo o delle prese in continuo, attivabili da questi tasti. Con una leggera pressione di circa 3 secondi le andiamo a attivare. Quando attiviamo quella per la presa a 230, si aziona anche la ventola per il raffreddamento della batteria. Il display è fatto abbastanza bene, ci dice con questo timer
In questo momento, che durata ha la batteria? Quindi 110 ore. La carica, che al momento è al 100%, premesso che quando vi arriva per motivi di sicurezza la Power Station vi arriverà completamente scarica. Andando ad attivare anche la presa a 220, entrando in funzione la ventola per il raffreddamento della batteria, la durata a vuoto sarebbe di 47 ore. In questo caso vediamo che non abbiamo nessun carico sulla Power Station, quindi abbiamo un'uscita di 0 watt. Andiamo a provare qualche piccolo elettroutensile per vederne l'assorbimento. Andiamo a testarlo con uno degli elettroutensili più amati dai hobbisti, ossia il Dremel, in questo caso il Dremel versione 3000. Aziono la porta a 220. Collego la spina. Al momento leggiamo 47 ore di utilizzo a vuoto con 0 watt di potenza assorbito, quindi azioni il Dremel. E arriviamo quindi a una potenza di 37 watt in uscita, e in questo caso la nostra Power Station durerebbe per 4 ore e 42 minuti. Penso che con questo tipo di elettroutensile di lavoretti ne faremmo veramente, veramente tanti. Fatto questo, andiamo a escludere il nostro Dremel, spegniamo anche, disattiviamo le porte a 220 così da spegnere anche la ventola. Cosa vado a fare? Probabilmente la più classica delle operazioni, ossia vado a caricare un cellulare. La cosa che vi consiglio è di utilizzare per la ricarica degli smartphone non la presa USB classica, tipo di tipo A, ma utilizzare quelle di tipo C. Mi ha dato un po' di problemi con questo tipo di porta, quindi invece ho visto che inserendo la presa di tipo A, di tipo C e tipo C, sulla ricarica dello smartphone non ho nessun tipo di problemi, anzi è abbastanza prestante. Riesce ad erogare 19 watt in uscita, e con 19 watt in uscita ricaricando il cellulare, questa Power Station al 100% di potenza può durare fino a 9 ore. Quindi andiamo a vedere ora il pannello solare che mi hanno mandato per ricaricare la Power Station, sempre della marca Alpowers. Si presenta con una sacca alle spalle, dove all'interno troviamo i cavetti per i collegamenti, a cui puoi abbinare il più classico dei cavetti per i collegamenti dei pannelli solari, con le prese praticamente obbligate, quindi impossibile andare a sbagliare. In questo caso non è il suo, e lo andiamo quindi a collegare con quest'altro tipo di cavetto. E l'andremo a collegare quindi da questa parte. Oltre a questo, poi troviamo dei spinotti, degli adattatori, istruzioni e dati tecnici su questo pieghevole, dove non troviamo comunque l'italiano. Il pannello all'interno si presenta pieghevole in due sezioni fondamentali. Ci sono degli anelli in corda. Ci sono degli anelli in corda per poterlo montare e fissare per evitare che possa cadere o volare. In alternativa abbiamo questi strap, che praticamente sono dei piedi, e quindi renderanno il pannello autoportante. Andiamo a fare una prova in esterno.
Punto di forza di questa Power Station è la possibilità di abilitare il Bluetooth tramite questo tasto e una pressione di qualche secondo al nostro cellulare. E tramite l'applicazione gratuita che trovate scaricabile nel QR code all'interno delle istruzioni è possibile andare a comandare, gestire e controllare la Power Station. Una volta scaricata l'applicazione basterà aprirla e andare a dare la conferma sul tasto più. Dopo aver attivato Bluetooth sia sul telefono che sulla Power Station, fare avanti su questa funzione e troviamo così il modello della nostra Power Station. Cliccata su di esso ci compare quest'altra schermata dove è subito evidente il livello di carica di batteria e le tre funzioni principali, quelle di attivare o disattivare rispettivamente le porte Schuco, quindi a 230, le porte USB, quindi le porte a 12V e accendere o spegnere le lampade integrate nella Power Station. Sarà sufficiente passare a quest'altro tipo di schermata per poter disaccoppiare la Power Station. Anche in questo caso siamo arrivati alla fine del video. Come avete visto, questi prodotti possono essere utili nei nostri laboratori per i nostri piccoli elettroutensili, ma soprattutto possono essere utili per chi li vuole utilizzare negli spazi esterni dove non è presente la corrente. Sicuramente 300 watt è una fonte limitata, ma che ci può venire incontro, anche perché riuscire ad avere in maniera totalmente gratuita e pulita tramite pannelli solare non può che fare bene. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Non so se riuscirò a pubblicare il video prima di andare in ferie, probabilmente, ma penso probabilmente lo vedremo quando già sarò tornato dalle ferie, purtroppo. Comunque andrà, spero che possiate passare un periodo estivo molto rilassante ma soprattutto rigenerante. Ringrazio ancora All Power per avermi mandato i suoi prodotti. Non mi resta che salutarvi. Ciao e alla prossima.